Ed ora spazio all'appuntamento quotidiano con le pillole di libri nel Borgo Antico in collaborazione con l'Associazione Borgo Antico di Biceglie che organizza ogni anno l'omonima rassegna. Oggi ascoltiamo l'intervista realizzata a Roberto Lo Russo, autore del libro Di padre in figlio. Una storia tipica delle piccole realtà imprenditoriali italiane caratterizzate dal passaggio professionale da padre in figlio. Ne parliamo con l'autore di padre in figlio, Roberto Lo Russo, grazie per essere qui con noi. Subito le chiedo quanto è peculiare nel nostro territorio, nel nostro paese, questo tratto, questo passaggio di padre in figlio. Non è solo una questione peculiare, direi che è qualcosa che è molto 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 presente nel nostro territorio, ma anche in tutto il territorio nazionale. Per cui la possibilità che molte imprese poi chiudino la loro attività per un errato passaggio generazionale, direi che è molto probabile. Tutto questo è raccontato in Di padre in figlio, ne abbiamo parlato con Roberto Lo Russo, grazie ancora per essere stato con noi e grazie anche a Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si svolge a Biceglie ogni ultimo weekend di agosto, e con voi appuntamento al prossimo libro.